match tra l'ADG Calcio in maglia verde e il BSC Lecce invece in maglia bianca. Oggi ovviamente partita che è valevole appunto per il trofeo del petrolio. Partita che vale come di consueto 3 punti. Le squadre quindi si affronteranno in due tempi da 40 minuti che appunto andranno a decretare il vincitore del match. Io sono Mario Nunzella di Let's Sport Academy e ti racconterò la partita. Allora ci siamo, il pallone al centro, si attende il fischio del direttore di gara che arriva adesso e quindi la partita è iniziata con il primo possesso per il BSC. Come detto, a calcio di punizione affidato all'ADG Calcio sul pallone Carilli. Vicino a lui anche Moretti, infine Carilli che rimane solo in zona palla e quindi lui che palla cross lungo sul secondo palo, uno stacco di testa, poi in area di rigore il pallone colpito ed esce sul fondo. Non la tocca all'estremo difensore avversario, trattasi appunto di Martellacci. Al centro, ma il pallone esce immediatamente ancora in rimessa. Questa volta il possesso è per l'ADG, che quindi gioca palla subito in avanti sulla destra. Palla che passa, siamo ora in area di rigore. Arriva la conclusione che è deviata e di conseguenza entra poi in porta. C'è quindi l'1-0 per l'ADG che trova il vantaggio. Il gol è da assegnare a Chiari, 1-0 il punteggio. Rimessa laterale per l'ADG, palla sotto la mia postazione. Infine a gestire Moro, poi siamo dalle parti dell'estremo difensore, qui pericolo enorme per l'ADG con una grandissima parata di Bonifazzi che evita di fatto il gol. Calcio di punizione quindi per il BSC. Si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Il cross basso al centro. Tenta il colpo di tacco Cantarini. Pallone che finisce largo. BSC deve mettere un po' più di precisione in questi passaggi. Sale il pressing dell'ADG che adesso va alla riconquista alta sulla tre quarti. Alaue gestisce il pallone, cerca compagni, poi deve appoggiarsi e lo fa andando da Moretti che gioca al centro su Carilli, ancora gioco allargato sulla destra dove c'è Franco che va al cross per Alaue che stoppa e conclude ma trova Dio che viene qui fermato da Carilli che riparte palla al piede, poi mette in movimento Scaglietta che riesce a tenere in campo il pallone, arriva il cross al centro! Ed arriva anche il raddoppio dell'ADG, punteggio quindi di 2-0. Credo abbia colpito ancora una volta Chiari. Quindi adesso per il BSC con la conclusione diretta in porta. Provato a suonare la carica di Dio, ho trovato però la parata attenta dell'estremo difensore Bonifazzi. Pallone quindi giocato al centro, ADG in possesso, entra quindi in area di rigore con Carilli che va alla conclusione e trova il terzo gol del match, 3-0 per l'ADG. Allarga sulla sinistra, c'è però Chiari in traiettoria, la palla è ottima su Scaglietta che riesce quindi a tenerla in campo. Cerca quindi il cross al centro, il palo colpito da Lau, il pallone è ancora buono ed arriva quindi il quarto gol del match. Ed è Chiari che trova il 4-0. E allora ci siamo, è quasi tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gara per il momento. Conduce la DG Calcio per 4-0 sul BSC Lecce. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, si parte e ricomincia la partita.
Palletta stoppa, si può girare, poi mantiene il possesso del pallone, sceglie la calma, il numero 16, Moretti. Carilli. Pallone giocato al centro, poi arriva il lancio largo su Scaglietta, che può quindi entrare in area di rigore. Sceglie poi il destro, appoggia questo pallone per Locascio che va a calciare e la mette larga. Ovviamente della seconda frazione di gara. Arriva adesso la battuta in avanti, ottima la sponda di testa, pallone che rimane lì, adesso può giocarlo il BSC con la conclusione che arriva di Notarianni, pallone però sul fondo, che cerca il gol per chiudere definitivamente il match. Si attende quindi solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso. È uno schema, si gioca a basso, la conclusione in porta e di fatto entra appunto in porta. Trova quindi il gol del 5-0 con Bufalini. Che può allargare il gioco, lo fa adesso. Il pallone però è impreciso, forse primo errore vistoso della DG Calcio che fin qui sta giocando una partita quasi perfetta in tutte le fasi del gioco, sia quella offensiva che difensiva, e quindi riconquista il pallone con Moro che lo gioca al centro. Carilli può anche concludere da lì, sceglie di allargare ancora in area di rigore la DG, la conclusione che esce larga, ottima la parata dell'estremo difensore Martellacci che evita il sesto gol. E magari sperare in un miracolo, serve però rispondere adesso quando siamo al 20°, alla metà del secondo tempo. Gioca quindi la squadra in maglia bianca, buono il pallone servito sulla destra, arriva adesso il cross al centro e sfera che non entra, è calcio d'angolo. Provato ad arrivare su questo pallone Notarianni, non ha però trovato la porta. Da parte, partita che adesso è diventata anche un po' confusionaria, fatto sta che appunto possibilità dagli 11 metri per il BSC. Sul pallone c'è Cantarini e quindi è Cantarini contro Bonifazi. Parte Cantarini, colpisce adesso il pallone, trova il gol del 5-1, gol della bandiera, forse anche qualcosa in più. Il direttore di gara. Arriva il pallone al centro, poi la conclusione un po' strozzata, riesce ad uscire palla al piede la DG che poi gioca palla. Pallone giocato largo, troppo lungo e rimessa laterale. E arriva qui il triplice fischio del direttore di gara. Finisce quindi il match. È 5-1 il punteggio per la DG, che si è dimostrata a dirla tutta superiore.